Se siete tra quelle persone che si sono sempre chieste se sia meglio un aspirapolvere tradizionale o una lavapavimenti, è giunto il momento, ragazzi, di dare risposta al vostro dubbio amletico. E lo facciamo con un prodotto di Tineco che è stato presentato al CES, che è arrivato qui da noi e che può essere considerato una sorta di all-in-one. Perché? Perché si basa su un concetto molto preciso. Condividere il pacco batterie che integra anche il motore per l'aspirazione in due strutture. Una lavapavimenti e un tradizionale aspirapolvere ciclonico senza fili. Questa è la Tineco Switch S7. Da un punto di vista stilistico, la Tineco Switch S7 non si allontana molto da una lavasciuga tradizionale. Nonostante la tecnologia ad acqua che richiede generalmente corpi piuttosto ingombranti, in realtà è un prodotto leggermente più compatto e leggero delle altre lavasciuga. È anche un po' meno pesante, ma nonostante tutte queste differenze, la struttura è tutto sommato simile, eccezione fatta per il sistema di trasformazione che le permette poi di diventare un aspirapolvere senza fili. La cosa bella però è che nonostante sia un prodotto più compatto della loro, ma questa riduzione delle dimensioni non ha portato ad una diminuzione dei contenitori dell'acqua, anzi quello per l'acqua pulita è di 850 ml, mentre quella dell'acqua sporca è di 720 ml. Ora, il cuore di questo prodotto è lui, questo è il pacco batteria che arriva montato sulla lavasciuga, che si può scollegare come vedete e montare poi sulla struttura dell'aspirapolvere. L'aspirapolvere è di tipo tradizionale, vedete ci sono già stati dei prodotti che hanno cercato di portare avanti questo concetto di due in uno, però in genere si trasformavano in aspirabriciole, mentre la Switch S7 si trasforma in un vero e proprio aspirapolvere e qui nel pacco batteria è incluso anche il motore, quindi verrà condiviso solo questo per poi poter utilizzare due prodotti ovviamente separatamente. Una volta effettuata questa operazione il dispositivo quindi diventerà un vero e proprio aspirapolvere tradizionale, a cui in realtà non manca assolutamente nulla perché ha la prolunga per pulire il pavimento, ha una spazzola motorizzata di buona qualità, poi a breve me ne parlo, ha un'altra piccola spazzola motorizzata che funzionerà da battitappeti e un altro ugello per togliere le ragnatele eccetera. E quindi in realtà nonostante si tratti di un prodotto all in one non ha tanti compromessi questo dispositivo, se non proprio quello di poter utilizzare o la lavasciuga o l'aspirapolvere e non tutte e due le cose contemporaneamente. Nella parte superiore del pacco motore e batterie è stato integrato un buon display con il quale si potrà tenere sotto controllo qualsiasi informazione riguardo l'aspirapolvere e o la lavapavimenti, mentre quando si utilizza la Tineco Switch S7 in modalità lavasciuga si potrà contare su un'ottima spazzola motorizzata in cui i bordi sono ridotti al minimo. Questa è una cosa buona per pulire lungo i battiscopa o comunque lungomobili o divani, e che può contare sulla tecnologia MHCBS che si basa su un sistema a spazzola raschiante con risciacquo continuo e che in pratica ottimizza la pulizia. La spazzola motorizzata infine utilizza la tecnologia Smooth Power, non è Smooth Operator quello di Science, no, Smooth Power. Che cos'è? In pratica le rotelline che sono posizionate dietro la spazzola motorizzata della lavasciuga sono motorizzate a loro volta e seguono il senso che l'utente dà quando utilizza il prodotto. Questo vuol dire che nonostante si tratti di un prodotto piuttosto ingombrante, sappiamo che le lavasciuga sono sicuramente più pesanti delle normali aspirapolveri, beh, con queste rotelline motorizzate in realtà il movimento sarà molto più leggero. Utilizzare il Tineco Switch S7 è davvero molto semplice, sia che lo si utilizzi come tradizionale lavasciuga che lo si utilizzi come aspirapolvere. Nella prima configurazione basterà riempire il contenitore dell'acqua pulita, che può anche essere arricchito dal detergente profumato che è incluso nella confezione, poi premi il tasto d'avvio. E la stessa semplicità si avrà quando lo si vuole utilizzare come aspirapolvere. Basterà estrarre il motore, collegarlo agli accessori e premere il tasto di avvio che è a grilletto. Quando lo si utilizza come lavasciuga, il mio consiglio è quello di utilizzare questo dispositivo in modalità automatica, in modo tale che il sistema rilevi quanto sporco c'è sul pavimento e adatti in maniera ottimale sia la distribuzione dell'acqua che la potenza d'aspirazione. Modalità automatica che però non c'è quando la si utilizza in modalità aspirapolvere. La spazzola motorizzata che arriva nella confezione quando si utilizza questo dispositivo in modalità aspirapolvere è una buona spazzola, è una spazzola che evita che si aggroviglino capelli o peli di animali, però non ha il sensore ai loop tipico di Tineco, quindi in quella configurazione la si potrà utilizzare in due modalità, quella eco e quella più potente. Ora, nell'uso di tutti i giorni devo dire che mi sono trovato egregiamente con questo
questa Tineco, soprattutto perché nonostante si tratti sostanzialmente di un dispositivo 5 in 1 con tutti gli accessori che escono in confezione, quando lo si utilizza in una delle tante modalità non si devono accettare compromessi e tutto funziona come se si stesse utilizzando un prodotto singolo, ed è così anche per il lavaggio dei pavimenti, modalità in cui Tineco Switch S7 si comporta nello stesso modo egregio al quale l'azienda insomma ci ha abituati con i suoi altri prodotti, e la stessa qualità la si trova anche nella modalità aspirapolvere. Nonostante il dispositivo garantisca una buona potenza d'aspirazione, in questa modalità effettivamente le prestazioni sono un filino sotto quelle che si potrebbero avere con un aspirapolvere di tipo tradizionale, però la potenza d'aspirazione e la qualità della spazzola sono tali da non farvele sentire la mancanza, insomma aspira molto bene. Il contenitore dello sporco dell'aspirapolvere va svuotato a mano, c'è il tipico meccanismo di apertura che abbiamo visto insomma negli altri aspirapolvere del brand, mentre in modalità lavasciugo, una volta posizionata sulla base di ricarica, si darà il via all'autopulizia del rullo del circuito d'aspirazione, e anche qui i compromessi sono pari a zero. E sono pari a zero perché questo sistema di autopulizia è molto avanzato e in genere quando si trovano questi prodotti all in one c'è sempre qualche compromesso in queste particolari funzionalità, invece qui no, il sistema laverà il circuito d'aspirazione, laverà il rullo facendolo girare in due direzioni, lo asciugherà con l'aria calda a 70 gradi, effettuerà l'elettrolisi dell'acqua in modo tale da eliminare i batteri. Eliminare i batteri vuol dire ridurre, diciamo, il problema della puzza, perché quando c'è l'acqua stagnante si crea veramente una puzza fastidiosa, qui si crea però in maniera molto meno pesante, diciamo così. Comunque il mio consiglio è quello assolutamente di svuotare subito il contenitore dell'acqua sporca, perché altrimenti diventa veramente un po' fastidioso. Buona autonomia della batteria, che però è diversa in base alla modalità con cui si utilizza il prodotto. Se si utilizza la Tineco Switch S7 in modalità aspirapolvere, nei miei test in modalità automatica sono riuscito ad utilizzare la scopa elettrica per circa 60 minuti senza interruzioni, tempo che si riduce circa 35-40 minuti in modalità lavasciuga. E sono buone performance per una batteria da 3900 mAh che riesce ad avere proprio questa autonomia grazie alla nuova tecnologia di Tineco, che utilizza delle celle a sacchetto nel pacco batteria. Devo dire che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Il prezzo di vendita della Tineco Switch S7 è di 899 euro su Amazon o sul sito ufficiale del brand, trovate il link in basso. Una cifra che di certo non è proprio economica, che però vi invito a guardare in un'altra ottica. In tutta sostanza, grazie alle sue caratteristiche, voi a questa cifra vi state portando a casa due prodotti, non uno, ma due prodotti che funzionano bene e che, come ho detto ormai mille volte, non hanno compromessi. Vi ho portato una buona lavasciuga che è in grado di pulire bene il pavimento, è in grado di pulirlo anche lungo i bordi, è in grado di autopulirsi con una tecnologia che effettivamente è tra le più avanzate della categoria, e poi vi portate a casa un aspirapolvere senza fili che non solo potete usare come aspirabriciole, ma potete utilizzare anche come un vero e proprio aspirapolvere e anche con gli altri accessori. L'unico limite reale di questo prodotto, ragazzi, è la dimensione. Il pacco pesa più di 15 kg, dovete avere un bel po' di spazio per poterla mettere a terra perché è molto grande, e poi ovviamente quando la si utilizza come lavasciuga non la si può utilizzare come aspirabriciole. Voi direte, vabbè, non è che con due mani mi metto a pulire, però se siete in due, magari una casa su due piani, chi è sopra magari vuole passare l'aspirapolvere e chi è giù vuole passare la lavasciuga. Vabbè, ma questi sono proprio dettagli inutili, e questo è quanto, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Coledo e ci vediamo al prossimo video su Jitsu.